The formula for Coca-Cola may be the most closely guarded secret in the history of American commerce. Bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 5 più 4 segreti mondiali che non verranno mai rivelati. Now that secrecy is a bit of a problem. Per questa lista, ridaglie con la didascalia, era un po' che dovevo spiegare le cose. Comunque, segreti da ogni parte del mondo, di vario tipo, quindi storico, commerciale, militare, che voi continuate pure a sperare, ma tanto non saprete mai la verità. Pronti? Numero 9, le lettere di ultima istanza, che in sostanza possiamo descrivere come il maggior segreto militare di tutta la storia britannica. Queste lettere sarebbero 4 e verrebbero puntualmente ratificate da ogni nuovo primo ministro inglese, quindi per capirci, le ultime le ha compilate nel 2019 quel cervellone di Boris Johnson. E successivamente verrebbero affidate nelle mani di 4 marinai in 4 sottomarini diversi armati con missili Trident e conterebbero al loro interno le procedure di comando in caso di un disastro nucleare. Nessuno, a parte il primo ministro britannico, ne conosce il contenuto, appunto perché fino all'attacco del dottor Manhattan restano sigillate a bordo dei mezzi sottomarini. Se non c'è nessun disastro atomico, le lettere vengono distrutte prima dell'insediamento del nuovo primo ministro. Numero 8, la piegatura asburgica. Che può sembrare assurdo, ma questo è uno dei più riservatissimi protocolli del governo austriaco. Sfoggiato agli eventi di gala più formali, ma comunque estremamente top secret, vale a dire proprio il modo in cui vengono piegati i tovaglioli a tavola. Una piega effettivamente sfavillante, molto ricercata, elegante, altolocata e che fa un figurone a tavola, nota anche come piegatura asburgica. Sembra che la procedura corretta sia custodita da due sole persone contemporaneamente, appartenenti agli alti gradi dell'esercito, che la rivelano ad altre due persone prima di morire e così via fino alla fine dei tempi. Voi potreste scherzare, ma il segreto è così ben custodito che per ammirare uno di questi tovaglioli o diventate primo ministro o andate al museo. Numero 7, la formula della Coca-Cola, formula della più celebre bevanda al mondo in giro dal 1886 che in più di 100 anni nessuno è riuscito a svelare. The people who handle the concentrate are as in the dark about the secret formula as anyone. I've been working for 7 years now. I don't know what's in the formula. All my job is to load it up and send it to the line and let them run it. L'inventore, John Pemberton, era talmente geloso della sua ricetta originale che si rifiutò di rivelarla a chiunque, ma alla fine, dopo l'acquisto della compagnia da parte di Ernest Woodruff, gliela rivelò nel 1919. The first recipe called for cocaine, but over time the narcotic ingredient was removed, but not the secrecy. La ricetta super segreta ha poi fatto spola tra la New York Guarantee Bank, l'Atlantis Trust Company Bank e infine il World of Coca-Cola, fabbrica, museo, parco a tema, dove è custodita tutt'oggi all'interno della cosiddetta cripta, guardata a vista giorno e notte da personale armato. At least once a year somebody show up and say, I have the original formula for Coca-Cola, how much will you pay me for it? Well, we don't need to pay him anything for it because we have the only real one. Numero 6, il trucco del Farmer's Almanac. Wow, listen to this. We are in for a brutal winter. That's according to the Farmer's Almanac. È uno di quei periodici storici con i suoi estimatori, per intenderci. Viene pubblicato ininterrottamente dal 1818 e dimostra di azzeccare spesso quello che sono il suo fiore all'occhiello, vale a dire le previsioni del tempo, che sarebbero accurate per almeno un 50%. So basically take this with a grain of salt. E non è male come risultato se pensate che le previsioni vengono fatte con 2 anni di anticipo e che le stazioni meteo non ci azzeccano mai. And according to their website, they use an exclusive mathematical and astronomical formula that relies on sunspot activity, tidal action, planetary position and many other factors. Stranamente, non si sa quasi nulla sulla realizzazione di tale almanacco. Infatti il meteorologo è ignoto e ufficialmente il metodo di previsione non è mai stato rivelato nel dettaglio. La formula matematica segreta sarebbe contenuta in una scatola sigillata, lasciando quindi tutti noi del mondo soli a domandarci come cavolo fanno ad azzeccarci. Oh, it's kind of like the Coca-Cola recipe. Alla numero 5, la tomba di Genghis Khan. Vissuto da metà del XII secolo fino agli inizi del XIII, Genghis Khan fu il sanguinario sovrano del più grande impero della storia, e cioè l'impero mongolo. He rose from abject poverty to rule most of the known world. It is claimed that one in every 200 men alive today is descended from him. Dopo campagne sterminate tra Asia ed Europa orientale, Genghis Khan morì in circostanze mai chiarite e fu riportato in Mongolia. La leggenda vuole che chiunque abbia assistito al suo funerale sia stato poi ucciso per non rivelare l'ubicazione del suo sepolcro. E se questo fosse vero, potremmo dire che ha funzionato alla grande, perché al giorno d'oggi ancora nessuno sa dove riposi per sempre il Gran Khan. The Mongolian belief is that if you disturb the tomb of Genghis Khan, the reason why that area was so forbidden is because if you disturb this tomb, that you might cause this curse.
that'll end the world, right? Gli studiosi hanno identificato l'area intorno al Burkhan Khaldun nei monti Entij come la più plausibile per l'ubicazione del sepolcro, ma le restrizioni del governo non favoriscono studi approfonditi. Finding the tomb of Genghis Khan would be the greatest archaeological discoveries of our generation. The potential for riches in Genghis Khan's tomb are extraordinary. You think of it, it's the world's largest land empire, the riches that must have been plundered and the riches that might be inside this tomb. Numero 4, gli anni perduti di Gesù. La maggioranza degli storici ha confermato la storicità della figura di Gesù di Nazareth. Sarebbe nato tra il 6 e il 4 avanti Cristo. So che sembra strano, ma in passato ci sono stati degli errori di calcolo e quindi le date sono sfasate di qualche anno. Comunque, quel che rimane più misterioso è cosa abbia fatto Gesù dai 12 ai 29 anni. During all this time there is but one story in the Gospels. It describes Jesus as a precocious 12-year-old. Discussing the Hebrew Bible with rabbis in Jerusalem. Qualcuno li chiama gli anni perduti, ma i nomi si sprecano, così come le teorie a riguardo. Addirittura c'è chi dice che Gesù fosse stato un viaggiatore finito in India. There are said to be records originally written in India, in the ancient Pali language, and later translated into Tibetan, dealing with the life of an extraordinary saint known to the Buddhists as Isa. The life story of Saint Isa closely resembles the life of Jesus Christ. In realtà questa è più una leggenda che una teoria scritta da Nicholas Notovich nel 1890, a cui gli storici hanno già risposto: non c'è alcuna evidenza storica. In the New Testament, in the Gospel of Mark, Jesus' critics in his hometown ask, "Is not this the carpenter?" And then in the parallel text in Matthew they ask, "Is not this the carpenter's son?" Questa leggenda sarebbe nata dal fascino che l'Europa provava verso il mistico Oriente, quindi anche l'India. Perciò è più probabile che Gesù sia vissuto con i suoi genitori lavorando come falegname nella bottega di Giuseppe, nonostante nei Vangeli questo aspetto non venga approfondito, poiché gli evangelisti si soffermano di più sulla sua vita pubblica. Numero 3, la questione sottomarini statunitensi. Mistero riguardante gli USS Ohio, Michigan, Florida e Georgia. Still very secret, well guarded. It's dark and it's massive. It's as long as the Washington Monument is high, nearly the length of two football fields. The sail, as it's called, stretches high into the air. Noti come SSGN avrebbero il potenziale missilistico per la famosa distruzione di massa che gli americani cercano sempre di scongiurare, ma know-how completo e le procedure d'ingaggio sono ovviamente secretati. Unlike a surface ship that someone can see or a satellite, then when they cover, they don't know we're here. Ogni tanto comunque emergono alla luce del sole, per esempio quando nel 2017 Michigan è apparso in Corea del Sud e Florida ha preso parte alle operazioni Odyssey Dawn contro Gheddafi in Libia nel 2011. Cold War, the USS Florida prowled the oceans, equipped with Trident nuclear missiles, ready to carry out an attack at a moment's notice. Il 28 giugno 2010, evento più unico che raro, tre di questi quattro mezzi sarebbero emersi contemporaneamente allarmati dai test missilistici cinesi. I quattro sottomarini sarebbero sempre comunque pronti al fuoco, ma le loro direttive e l'ubicazione sono di quei segreti che se scopri ti fanno le scarpe di cemento. Any further, but you're literally standing 10 to 20 feet from an operational nuclear reactor right now. Alla numero 2, il mausoleo del primo imperatore Qing. Look at the scale of this place. Tells you a lot about the guy. You know, his ego, his vision for his afterlife. What an experience. Di questo sito cinese protetto dall'UNESCO, già trattato in questa lista qui, non sappiamo praticamente nulla. Situato nella provincia dello Shaanxi, è rinomato al mondo per il suo mastodontico esercito di terracotta. It took 700,000 laborers and 40 years to build. Realizzato tra il 246 e il 208 avanti Cristo, l'area conserva circa 8.000 statue a grandezza naturale tra soldati e cavalli, oltre alla tomba di Qin Shi Huang. Row upon row of warriors, hundreds of secret subterranean soldiers, all life-sized and built to be immortal. E questo è quanto, perché, a parte, si fa per dire, l'esercito non si è trovato molto, nel senso che l'area è ancora praticamente tutta da scavare. Secondo lo storico della dinastia Han, Sima Qian, l'area sarebbe cosparsa di tesori, ma molti altri archeologi temono che il sito sia stato già saccheggiato in passato. E se fosse così, forse non avremo mai chiare le dimensioni e i tesori reali che dovevano essere lì conservati. Prima di continuare, se non volete che qualche pazzoide vi saccheggi la dispensa, così niente più merendine e Nutella per contrastare la depressione,
discussione della vita fa schifo, cliccate la campanella degli avvisi. E alla nostra numero 1, cosa c'è dentro l'area 51? Take my word for it. There's no area 51. There's no recovered spaceship. Oh, excuse me, Mr. President. That's not entirely accurate. Se si parla di segreti, la più famosa zona militare del pianeta non può che spiccare in prima posizione. Lo sapete, nel deserto del Nevada c'è una di quelle strutture che fa perdere la testa a tutti, soprattutto ai complottisti più esagitati. The military base 80 miles from Las Vegas has become infamous for conspiracy theories about little green men. They certainly appear to still be covering up what exactly goes on at Area 51. Talmente segreta che la CIA ha ufficializzato la sua esistenza solo nel 2013, anche se tutto il pianeta conosceva già l'esistenza di un qualcosa in mezzo a quel deserto. Ufficialmente l'Area 51 è una struttura militare di addestramento e, presumibilmente, un sito per testare mezzi aerei sperimentali, oltre che armi altamente avanzate. L'Area 51 designation is said to come from Atomic Energy Commission designation maps. In the 1930s, it was a wildlife reservation under the Department of the Interior, but the War Department then took it over in 1942 during World War II. Non ci si può avvicinare, Rovazzi lo ha scoperto a sue spese, non la si può sorvolare se non in GTA San Andreas e quelli che hanno provato a farci una Naruto Run sono stati rispediti a casa loro. Naturalmente tutta questa segretezza ha fomentato la domanda da $1 miliardo. Nell'area 51 ci sono gli alieni? Se lo scoprite ditemelo. Because of all this secrecy, many made up their own minds a long time ago about Area 51 and that's why it may never lose its extraterrestrial excitement. Allora, piaciuta la nostra lista? E adesso, momento bloopers. Khaldun, nei monti Entij, come la più situato nella provincia di Shaanxi... Shaanxi!